Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video che, come vedete, è finalmente in camera mia. Sì, la mia cameretta che ho lasciato un anno fa e che adesso è un po' cambiata, ma vi assicuro che è sempre la stessa. E sono qui per parlare un po' con voi sul come sono arrivata qua. Lunedì 6 giugno i miei genitori sono arrivati ad Amarillo e sono stati un paio di giorni là insieme a noi. E mercoledì 8 giugno siamo ripartiti con la nostra macchinina per andare verso la California, che tra l'altro era il giorno del mio compleanno, quindi è stato terribile salutare tutti quel giorno. In 21 giorni siamo arrivati dal Texas, insomma da Amarillo, fino a Los Angeles, poi a San Francisco e poi di nuovo a Los Angeles. È stato veramente lungo, però è stato bellissimo. Abbiamo visto certi posti incredibili. Quindi per seguire questo viaggio vi consiglio di andare a vedere i miei ultimi 5 video, in cui appunto ho registrato quello che abbiamo visto e quello che abbiamo fatto. Andate a cercare il link in descrizione, mi raccomando, guardateli. Siamo ripartiti tutti da Los Angeles per tornare in Italia, però con aerei diversi. Loro sono partiti il 27 a mezzanotte, mentre io sono partita la mattina alle 7. E ci siamo ritrovati comunque alla fine tutti insieme a Roma, perché loro avevano 3 aerei, mentre io ne avevo solamente due. Da Roma abbiamo ripreso la nostra macchina. Tutto sembra minuscolo rispetto all'America, sembrava di essere tipo nel paese dei balocchi, non so, stranissimo. Io mi sentivo straniera in mezzo alla gente che parlava italiano ovunque. Un paio di letti di macchina e siamo arrivati a casa. Le mie amiche erano qui ad aspettarmi, mi hanno fatto una sorpresa. E i miei nonni sono arrivati lo stesso giorno. È stato stranissimo rivedere tutti. Però è stato anche molto bello vedere che è sempre tutto uguale, non è cambiato niente. I primi 3-4 giorni che ero qua ero distrutta dal jet lag, ho dormito un sacco, mi sono svegliata alle 12 e un quarto, cioè a parte che la mia mamma mi ha svegliata alle 12 e un quarto. Avrei voluto dormire anche un altro po' io. Insomma, è stato difficile riprendere il ritmo italiano, però dopo un po' ce l'ho fatta. Sono stata a scuola e ho parlato con la vicepreside che mi ha detto che dovrò recuperare tutte le materie che non ho studiato là, quindi ho da studiarmi un sacco di roba per quest'estate. E hanno detto che mi faranno un'interrogazione a scuola iniziata. Comunque, io comunque vado a questa interrogazione e sono ammessa alla quinta. L'unica cosa sono i crediti che mi mancano perché, insomma, mi hanno dato 0 per ora. Questo è stato il mio rientro in Italia. In questo momento in cui voi state guardando il video, io sarò al mare e quindi questo video sarà precaricato almeno un po' di tempo prima. Quindi, proprio oggi, in questa registrazione del video, siamo quasi a 10.000 iscritti. Magari oggi, in cui state guardando il video, saranno già 10.000, quindi vi ringrazio tantissimo. E molti mi avete chiesto cosa farne farò adesso del canale. Ovviamente lo porterò avanti e ho deciso di non fare solamente video riguardanti l'anno all'estero. Ne ho ancora molti da fare, ovviamente. Però voglio farne anche altri diversi. E vi volevo chiedere quello che vi piacerebbe più vedere nel mio canale. Se vi piacerebbero vlog, video al femminile, tipo sul trucco, sul YOL, su non so, quello che volete voi, più challenge. Fatemi sapere voi quello che volete. Adesso che è estate cercherò di farne almeno 2 settimane. Ora quando tornerò dal mare vedrò di riprendere un po' il via. Non scordate di scrivermi nei commenti quello che vi piacerebbe che io facessi nel mio canale. Iscrivetevi al mio canale, soprattutto se non siete iscritti. Io auguro buone vacanze anche a voi e spero che anche voi non siate sommersi dallo studio. Ci vediamo prestissimo in un prossimo video.